Terza vittoria consecutiva per mister Lamanna sulla panchina del Casoria, questa volta è un 3-0 alla Real Grumese, ma al di là del risultato, mister, che comunque è ampiamente soddisfacente, però forse qualche sofferenza di troppo nel corso della gara. Sì, diciamo che abbiamo sofferto pure un po' al centrocampo perché abbiamo dei ragazzi un po'... qualcuno fuori ruolo, qualcuno non giocava da parecchio e abbiamo sofferto, però poi abbiamo trovato subito il gol, ci siamo un po' seduti, diciamo la verità, però alla fine abbiamo meritato tutto il risultato, potevamo chiuderlo pure prima, insomma. Le sofferenze si riferiscono alle tante occasioni sciupate che avrebbero permesso al Casoria di gestire meglio nella ripresa la partita. Sì, infatti potevamo chiudere subito la partita, dopo 10 minuti potevamo già stare sul 2-3-0. Poi dopo, sai, diventa sempre più difficile perché non fai gol, la squadra avversaria ci crede e tu vai in difficoltà, tutto qui. Ma abbiamo meritato tantissimo, potevamo chiuderla molto 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 prima. Mister, nel secondo tempo, come anche nelle precedenti partite, c'è però un calo che è soprattutto di carattere fisico. A cosa lo deve, secondo lei? Sinceramente io sto da 3 settimane qua, non so il programma di lavoro che hanno fatto prima, però diciamo, non vedo tutte queste difficoltà proprio così. C'è qualcuno che sta al di sotto delle proprie possibilità, anche fisicamente, bisogna recuperarli un pochettino. Non penso che prima non hanno lavorato, penso che hanno lavorato pure prima. Casoria quarto in classifica e nella prossima settimana andrà a fare visita alla terza in classifica che è il Playanum, una partita che sarà molto complicata. Tutte le partite sono complicate, ce ne siamo accorti pure oggi, giocare contro la penultima in classifica è stata una partita difficile, figuriamoci pure domenica prossima. Adesso godiamoci questa vittoria, poi da martedì penseremo al Chiaiano. Un'ultima domanda riguarda Auricchio, bomber implacabile l'anno scorso, quest'anno sfortunato, un po' in difficoltà. Non è la sfortuna, perché la sfortuna io ci credo poco, alla sfortuna. Diciamo che Ciro deve migliorare ancora sull'aspetto fisico e deve crederci pure un po' di più, perché lui ha tutte le possibilità per fare la differenza in questa categoria. Diciamo che i gol di Auricchio arriveranno quando conteranno ancora di più. Speriamo, io lo sto ancora aspettando Ciro Auricchio, è un giocatore che mi deve fare la differenza in questo campionato, sennò non è il giocatore che conosco e che conosciamo tutti, voglio dire. Anche perché non ci può pensare sempre solo di Tuccio. Di Tuccio è un altro giocatore importantissimo in questa categoria. Non dico in eccellenza non ce l'hanno un giocatore così, ma quasi. È un giocatore che in eccellenza può giocare tranquillamente, è uno dei giocatori migliori. Per fortuna ce l'abbiamo noi e deve risolvere lui la partita quando c'è bisogno di lui.